a tutti e benvenuti in un nuovo video tappabuchi. No, assolutamente, non è un video tappabuchi. Per chi di voi non fosse venuto al PrestaShop Day, vi facciamo vedere la mia presentazione. Spero vi possa essere utile su come garantire il successo al vostro sito e-commerce. Buona visione. Buon pomeriggio. Mi chiamo Marco Mangione e sono 16 anni che mi occupo di servizi di web hosting. Host è un hosting provider italiano che si rivolge esclusivamente alle imprese, con un'attenzione particolare ad aspetti come la sicurezza dei dati, la continuità di servizio e le performance web. Siamo un gruppo di più di 250 persone, di cui 100 sono sviluppatori. Perché? Perché fondamentalmente siamo una fabbrica di servizi, ovviamente, e ci piace pensare, progettare e realizzare i prodotti e i servizi che intendiamo erogare ai nostri clienti, ed è proprio con loro che li progettiamo, proprio per andare a risolvere le loro reali esigenze. La nostra missione è duplice: da una parte garantire la presenza online delle imprese e dall'altra supportare il lavoro quotidiano delle web agency, nostri partner, fondamentalmente per fargli risparmiare tempo, perché siamo convinti e ne abbiamo la dimostrazione che se facciamo risparmiare tempo riusciamo a innescare un meccanismo di crescita qua. Ok. All'interno delle imprese nostre partner. Come manteniamo la nostra promessa online sempre? Tramite una region italiana, una rete di 3 data center di nostra proprietà che abbiamo progettato con criteri di massima sicurezza, proprio in grado di mantenere la nostra promessa e quindi di rimanere online anche in caso di guasto, errore umano o disastro naturale. Ognuno di noi ogni giorno nella vita personale, nella vita aziendale, compie delle scelte. Anche oggi ne avete compiute un sacco, tra il mezzo di trasporto per arrivare qui, la scelta di venire al PrestaShop Day, la scelta di venire ad ascoltare questo intervento. Ma come queste scelte vi influenzeranno dipenderà alla fine esclusivamente da voi. Io circa un anno che porto in tour, diciamo, questa presentazione, modificandola di volta in volta in base ai feedback che mi vengono rilasciati, e lo scopo non è presentare cose e dirvi cosa dovete fare, ma lo scopo è innescare una serie di domande nella vostra testa e quindi lasciarvi andare a casa con domande alle quali in parte proverò a dare delle risposte, ad altre invece dovrete provare a dare voi delle risposte in base alla vostra tipologia di lavoro, al vostro business e a come affrontate il vostro lavoro giornalmente. Quali sono i 3 macro argomenti che tratteremo? Velocità, sicurezza e successo. Ora vediamo di declinarli. Partiamo dalla velocità. Come diceva Kelvin, se non puoi misurarlo, non puoi migliorarlo. Oggi la velocità di accesso ai siti web, in quanto i nostri siti web si aprono, è fondamentale per la crescita e il successo di qualsiasi progetto online. I big ci hanno abituato e ci hanno imposto degli standard importanti. Chi di voi conosce la regola dei 3 secondi? Dimenticatevela, perché è obsoleta. Oggi si parla di secondo, anzi di sub-secondo. Ma come facciamo a migliorare la velocità di accesso ai nostri siti? Come facciamo a raggiungere questa velocità del sub-secondo? Recenti ricerche di Amazon hanno pubblicato che perdiamo l'1% di fatturato ogni 100 millisecondi di latenza. Che cosa sono 100 millisecondi? 100 millisecondi è il tempo in cui una Ferrari cambia marcia.
134 millisecondi è il tempo in cui ci mette la luce a fare il giro completo dell'equatore. Wow, sono ci troviamo a combattere le leggi della natura, della fisica, ma con quali superpoteri? Perché siamo umani. Quindi come possiamo realmente migliorare la velocità e le prestazioni del nostro sito web? Immagino che molti di voi avranno già assistito a decine di workshop, di sessioni, avranno letto articoli su come si fa a migliorare la velocità, quindi comprimendo le immagini, riducendo il numero dei CSS, spostando i contenuti above the folder, insomma ci sono tante best practice ormai conosciute che vanno applicate assolutamente, e tra l'altro alcune sono anche pubblicate sul nostro blog, se vi interessa dare una lettura, host.it/blog. Ma è la prima cosa che dobbiamo fare per migliorare le performance? La risposta è no, tant'è che, riprendendo il concetto di prima, ovvero se lo posso misurare, lo posso migliorare, direi proprio devo misurare qualcosa, cioè devo trovare un modo oggettivo per trovare una misura. Quando torniamo dalle vacanze, no, iniziamo la dieta, no? Molti iniziano la dieta quando tornano dalle vacanze, e qual è la prima cosa che facciamo per iniziare la dieta? Ci misuriamo quanto pesiamo e decidiamo quanto vorremmo pesare. La stessa cosa bisogna farla con un sito web. Io devo misurare in modo oggettivo il problema che voglio risolvere. Sulla rete esistono diversi strumenti gratuiti che permettono di eseguire una misurazione puntuale delle performance del nostro sito web. Ne cito due, sono i più famosi, i più utilizzati, Pingdom e GTmetrix. Le versioni poi a pagamento permettono anche di fare una misurazione schedulata nel tempo, e quindi posso poi avere uno storico delle performance del mio progetto. A noi ci piace fabbricare le cose, proprio ci piace mettere le mani in pasta, e quindi abbiamo pensato che un tool così importante, per una metrica così importante, dovevamo farcelo in casa. E quindi abbiamo rilasciato proprio un mese fa, quindi è fresco di rilascio, un tool gratuito che si chiama Speed. Lo potete trovare all'indirizzo tools.host.it. Speed fondamentalmente è un website speed test, e quindi voi inserite l'URL del vostro sito da testare e noi andiamo a simulare un reale visitatore che apre un browser, e quindi quanto tempo ci mette il sito a essere caricato. Misuriamo il page load, il numero di richieste, il peso della pagina, ma la cosa più interessante è che al termine della scansione c'è poi un coach, un allenatore, che vi dirà esattamente cosa dovete fare sul vostro sito, non consigli generici, ma vi dirà proprio: guarda che sul tuo sito ci sono 1, 2, 3 queste immagini che devono essere ridimensionate, mancano gli attributi alt, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi consigli sulle performance, sull'accessibilità e sulle best practice che devono essere implementate per migliorare quello che avete misurato. È gratuito e sempre lo sarà. Ho sempre desiderato copiare Facebook in questa frase. I clienti di Host in più che cosa hanno? Quindi ospitando i siti su Host, in più avrete lo storico, quindi da quando inizia la misura avrete tutte le performance storicizzate, e quindi potete capire se c'è stata una tendenza positiva, quindi se avete lavorato bene, oppure una tendenza negativa, e quindi potete andare a migliorare, insomma, il lavoro che fate giornalmente. Quindi, quali sono gli strumenti attualmente in uso per misurare in modo oggettivo i tempi di risposta del mio e-commerce? Lo sto facendo? Pensavo di farlo? L'idea è uscire da un ambito soggettivo, quando il cliente ci chiama "il mio sito è lento", ed entrare in un ambito oggettivo. Ok, il tuo sito risponde in 2.8 secondi. Mi va bene? Non mi va bene? Tendenzialmente no, voglio migliorarlo.
Sicurezza. La sicurezza la decliniamo in vari modi. Quindi incominciamo a parlare di persistenza dei dati. Che cosa intendo per persistenza dei dati? Intendo la certezza di sapere che i miei dati sono in un determinato luogo e che ci rimangano tendenzialmente, anche al verificarsi di eventi potenzialmente catastrofici. E qui di solito la sala incomincia a rumoreggiare, no? Ma è impossibile, no? Quando i dati li carico su un server, in un data center, nel cloud, sono al sicuro. Sì, sono al sicuro finché sono al sicuro. Quando noi carichiamo dei dati su un server che sta in un data center, i dati sono all'interno di una struttura come questa, che può essere soggetta a terremoti, alluvioni, incendi. Quindi sono problemi reali. Oggi la percezione dei down è fenomenale. Noi siamo abituati, ci svegliamo al mattino e non accendiamo neanche lo smartphone perché è già acceso lì sul comodino. E lo sblocchiamo e siamo online. Siamo online e incominciamo a usufruire dei servizi a cui siamo abituati tutti i giorni, ormai da un sacco di anni. Questi servizi non ci immaginiamo che possano non essere disponibili. È vero? No? Il fatto è che questi servizi negli ultimi 15 anni sono stati realizzati su una rete, la rete internet, che fondamentalmente da quando è nata con dei concetti di fallibilità. Internet è una rete fallace, è fatta per fallire. Quindi se su una rete fatta per fallire ci costruisco servizi che però non dovrebbero fallire, capite che c'è qualcosa che non funziona. Quindi la verità indiscutibile è che i servizi online possono fallire. Ed è bene prenderne coscienza di questa cosa. Non sto ovviamente parlando di fantascienza. Con tutti gli anni, anche l'anno scorso, alcuni data center di Amazon hanno avuto dei seri problemi e molti servizi online negli Stati Uniti sono stati giù per diverse ore. C'è gente che non riusciva a usare più servizi domotici in casa. Nessuno se lo sarebbe aspettato. Perché? Magari errori di progettazione di quelle applicazioni che non sono state pensate per essere distribuite su più data center, ma comunque è avvenuto. Oggi se non accediamo ai servizi fondamentali per un minuto ci sembra un'ora un giorno e un giorno un anno. Se immaginate il vostro sito e-commerce o il sito e-commerce dei vostri clienti spento per un'ora, panico. Un'ora è veramente equivale a un giorno di panico. Siete pronti a mobilitare un esercito, i pompieri, i vigili del fuoco, un esercito di avvocati, ma per far causa a chi? Molto probabilmente a noi stessi, perché siamo noi che scegliamo il fornitore, siamo noi che scegliamo i livelli di affidabilità, i livelli di sicurezza, siamo noi che leggiamo, o forse non leggiamo, i contratti che stipuliamo con i fornitori. Quindi, sono a conoscenza di dove risiedono i miei dati? Vi è una replica continua in una seconda struttura geograficamente distante dalla prima? Quali sono le strategie di disaster recovery garantite dal mio fornitore? Sono domande scomode, lo so, ma vanno fatte queste domande. Vanno fatte quando trattiamo con dei clienti, o se siamo noi stessi i nostri clienti, che online mettono il loro business, che ci mettono tutto quello che hanno. E quindi una strategia di disaster recovery che cos'è? Per eventualmente profani, disaster recovery è la capacità di reagire a un evento disastroso che può essere semplicemente un data center che si spegne. I data center possono spegnersi senza pensare al fuoco, al terremoto o al razzo che ci arriva sopra. Si spengono perché sono falliti tutti i meccanismi di backup della corrente. I quadri elettrici sono fatti da apparati elettromeccanici, i motori, i gruppi elettrogeni sono dei motori, quante volte non ci parte la macchina, no? Magari la batteria è il problema, può essere l'iniettore, è un motore, quindi si può guastare, ok? Quindi se il mio data center si spegne devo avere una strategia per tornare online ed è una strategia di disaster recovery. Un argomento imbarazzante che non vorrei più portare in giro, ma mi rendo conto che ogni volta che ne parlo apro dei vasi di Pandora.
sembra di essere tornati negli anni 90, quando non si facevano i backup. Oggi è ancora peggio, perché diamo tutto per scontato, esattamente come diamo per scontato che quando mattino, quando accendo o sblocco lo smartphone, funziona tutto, la posta elettronica, Facebook e qualsiasi altro ammenicolo io abbia attivo sul telefono. Nessuno pensa al backup dei dati, a che cos'è un backup, la cultura del backup. Scenario 1. Questi sono due scenari realistici che capitano tutti i giorni da noi in azienda. L'infrastruttura di hosting ha un serio problema e perde tutti i vostri dati di produzione. No, questo non accade. Questo non accade, però accade che ci chiamano clienti che hanno servizi esterni e sono in quella situazione lì e ci chiedono aiuto, no? Scenario 2. Il vostro responsabile tecnico commette un errore umano. Poraccio, siamo umani, no? Facciamo errori. E cancella tutto il database di produzione, ma tutto, non rimane più niente, non rimane più un ordine, non rimane niente, perso tutto. Che facciamo? Dobbiamo ripristinare in entrambi i casi la situazione al primo backup disponibile. Ma quando è stato fatto l'ultimo backup? Quanti dati siete disposti a perdere? Questa è la domanda che vorrei che vi frullasse nella testa. Da 0 a 10 minuti, da 10 minuti a un'ora, da un'ora a 24 ore. Quindi, parlando di ordini, quanti ordini posso permettermi di perdere? Perché ripristinare un backup di 24 ore prima significa tornare proprio nel passato, torno a ieri. Magari ho avuto 100, 200 ordini nella giornata di clienti che hanno pagato, che non si ritrovano più gli ordini e cominciano a chiamare il servizio clienti dicendo: mi avete truffato, non trovo più l'ordine, non trovo più le fatture. Panico. Devo cercare di ricostruire quello che è successo, richiamare quei clienti, rigenerare gli ordini. Il costo è migliaia di euro probabilmente. Quando magari nel momento in cui stavo per effettuare la mia scelta, no? Torno al discorso della scelta, ho risparmiato 200 euro sul servizio di hosting. Quanto pagherò dopo è incalcolabile. Quindi, ogni quanto viene eseguito il backup dei miei dati? Importante saperlo. Ogni quanto viene eseguito un test di restore dei backup? Questo è ancora più importante. Capita spesso che il backup viene eseguito, magari anche una volta all'ora, ma non viene mai testato. E quando ne ho bisogno, non funziona. E vi posso assicurare che backup di applicazioni open source, come ad esempio PrestaShop, possono facilmente non funzionare. Quindi, anche perché dipende magari dalla versione del CMS, dipende dalla versione del database, MySQL, insomma dipende da talmente tanti fattori che è bene, in questo mondo open source, testare, no? Le cose più importanti, ovviamente. Uptime, che cos'è? È alla stregua della velocità di cui ho parlato prima. Quanto è stato online il tuo sito nell'ultimo anno? Non lo so. Anche l'uptime si può misurare con strumenti gratuiti che ci sono sulla rete o strumenti a pagamento. È un dato importantissimo, perché è la mia, se abbiamo degli e-commerce, è la mia vetrina e tutti ci vendiamo l'idea e vendiamo l'idea ai clienti che è la tua vetrina online sempre disponibile, sempre aperta, è il negozio sempre aperto. Sì, ma è vero che il negozio è sempre aperto o ogni tanto il negozio è chiuso con la serranda giù proprio, tu qui non puoi entrare perché pagina bianca, errore 500, eccetera. Specialmente gli e-commerce nascenti, i progetti nuovi, devono essere una scheggia, devono essere sempre online. Perché? Non ve lo devo dire io il perché. Perché, come diceva Zuckerberg quando ha tirato su Facebook all'inizio, deve funzionare sempre, perché le persone, se lo vedono che non funziona, non tornano. Ed è vero. Se voi andate su un e-commerce e volete fare un acquisto e dopo due click, pagina bianca, faccio F5, ma chiudete e andate da un'altra parte, non vi fidate più di quello shop.
E quindi l'imprenditore, il merchant che sta investendo e voi avete convinto a investire magari sul progetto e-commerce, si demotiva perché non vede risultati, non vede che il sito cresce. E quindi questo cosa significa? Che anche specialmente per un sito e-commerce piccolo che nasce, bisogna investire il giusto per la macchina che gli farà, che lo porterà al traguardo della gara più importante della sua vita magari. E quindi se voglio correre in Formula 1 non mi presento sul circuito con una Fiat 500, con tutto rispetto della Fiat 500, mi presenterò con una macchina da Formula 1. Quindi, quali sono le strategie adottate dal mio fornitore per garantirmi il massimo uptime? Quant'è stato l'uptime negli ultimi 12 mesi? Io lo vorrei scoprire, lo vorrei sapere, perché per tornare a quello che dicevo prima, vorrei saperlo per poterlo eventualmente migliorare. Magari è 100%, ma magari è 97%, un brutto numero. Un numero buono potrebbe essere 99.8, 99.9. Questi famosi quattro numeri che magari spesso avete sentito, non sono numeri campati in aria, 99,99%. E perché? Come dicevo prima, la rete è fallabile, è fallace, perdonatemi. E quindi gli stessi fornitori non possono garantire il 100%, perché non è la verità. Ma dal 100% a un 97 o 96 ci sono, fate il conto, non ore, giorni di down in un anno. Sicurezza. Allora, prevenzione degli attacchi e certificati SSL. Negli ultimi 2 anni c'è stata una rivoluzione sulla questione dei certificati SSL. I big come Google, i vari browser hanno iniziato a spingerci ad implementare il certificato SSL. Ma ancora prima il certificato SSL era consigliato per i siti e-commerce, ovviamente per dare autorevolezza al sito stesso e quindi far percepire al nostro potenziale cliente che poteva tranquillamente darci i dati della sua carta di credito, poteva tranquillamente fare acquisti sul nostro shop. Oggi è essenziale, perché se non mettiamo un certificato SSL i browser incominciano a dire che siamo brutti e cattivi. Magari lo siamo veramente brutti e cattivi, però magari gli utenti comprerebbero lo stesso sul nostro sito. Qual è il problema dell'SSL? Che molti pensano che una volta che hanno l'SSL il sito è protetto da attacchi. Non è così, non serve a nulla da quel punto di vista, ma proprio nulla. Anzi, una ricerca che abbiamo fatto noi internamente ha rilevato che nell'ultimo anno i siti web con il certificato SSL attivo hanno subito più attacchi rispetto a prima. Perché? Perché fondamentalmente, avendo installato il certificato, non abbiamo fatto nient'altro che criptare tutte le comunicazioni dal browser dell'utente fino al nostro server. Questo ha fatto sì che gli strumenti di analisi del traffico che molti provider utilizzano, come utilizziamo noi ormai dal 2006, che analizzano in tempo reale il traffico che arriva ai vostri siti web e bloccano gli attacchi sul nascere, non funzionavano più, perché il traffico era criptato e quindi gli hacker avevano strada libera per bucare i vari siti. Ovviamente ci sono delle strategie alternative per poter reinserire queste sonde e andare a pulire il traffico. Peccato che l'adozione dei certificati SSL è stata così veloce che infrastrutture grandi, provider molto grandi, non hanno fatto in tempo a rispondere a questa attività malevola. Che tipologia di SSL devo mettere? Starei lontano dai certificati gratuiti che magari state sentendo, Let's Encrypt. Starei lontano per il mio e-commerce, per il sito, il blog dell'associazione sportiva va benissimo. Perché ci starei lontano? Perché è un servizio gratuito e non garantito. Sapete che il certificato Let's Encrypt va rinnovato automaticamente ogni 90 giorni, se no scade e ci avete l'avviso sul sito che non è valido e non deve capitare. Secondo, ci sono degli studi che stanno facendo, e io personalmente vorrò approfondire, e che vanno nella direzione delle performance, cioè ogni volta che apriamo un sito viene fatta tra le migliaia di chiamate una chiamata alla Certification Authority,
E se la certification authority risponde in modo più lento, il page load della pagina può essere inficiato da questa chiamata. E però, vi ripeto, col beneficio del dubbio, perché la sto approfondendo questa cosa e quindi non voglio dire cose tanto per dire, è possibile che l'utilizzo di Let's Encrypt possa inficiare un pochino le performance di accesso al sito, cosa che invece sembra non accadere con certification authority storiche. I certificati si pagano, stiamo parlando di quelli domain validation 10 euro all'anno, non stiamo parlando di cifre importanti. Ovviamente le cifre importanti ci sono sui certificati che certificano l'organizzazione, quindi che effettivamente l'azienda sia quella che dice di essere, e che fanno comparire la green bar, la barra verde in alto a sinistra, con la ragione sociale della società. È comprovato che avere quel tipo di SSL aumenta i tassi di vendita. Sono 400 euro all'anno, magari si possono anche investire. Il successo. Quanto ci crogioliamo quando lo otteniamo, no? Wow, è fantastico il successo. Molti siti e-commerce lo raggiungono anche non seguendo tutto quello che abbiamo detto finora. La sicurezza, la velocità, il backup, il disaster recovery. Lo ammetto, sono cose noiose di cui parlare. Quando si parla di successo, quando si parla di numeri, quando si parla di ordini, è più divertente. E come dicevo, molti e-commerce lo raggiungono il successo. Però capita che a un certo punto, quando arrivano proprio all'apice del successo, boom, capita qualcosa. Vengono schiacciati, ma proprio in modo importante, dal loro stesso ego, da quello che definisco una non essersi occupati di cose importanti e quindi di non aver affrontato il successo con le dovute certezze. E ho visto tanti e-commerce salire e poi scendere e rimanere giù, perché una volta che scendiamo ci rimaniamo. La rete non perdona, le recensioni non perdonano, non ci si può più nascondere. Dovremmo cambiare nome, dovremmo cambiare ragione sociale, ma ecco, e vogliamo lavorare in questo modo, vogliamo nasconderci? No, ci piace essere noi stessi. Quindi, come gestire al meglio il successo? Immagino che a qualcuno di voi sarà capitato di avere o un proprio sito o un sito di un proprio cliente che ha raggiunto il successo in alcuni momenti, magari durante un Black Friday. I Black Friday sono eventi devastanti dal punto di vista sia positivo delle vendite, una grossa opportunità per i nostri clienti, per il nostro sito, per fare revenue importanti, ma sono anche devastanti dal punto di vista tecnico, perché io ho visto siti scoppiare letteralmente di visite perché avevano fatto l'offerta più grande di quella che potevano fare. In realtà magari potevano anche gestirla dal punto di vista poi della logistica, di tutto quanto, perché non dimentichiamoci che quando parliamo di scalabilità non dobbiamo pensare solo alla scalabilità del servizio di hosting, ma di tutta la nostra struttura organizzativa. E quindi vi sarà capitato, un sito che ha avuto successo, e possono capitare tendenzialmente due cose. Una è il provider che ci chiama e ci dice: no, non mi piace, stai avendo troppo successo, io ti spengo perché mi stai danneggiando tutti gli altri clienti sul server. Capita spesso. Oppure siete voi che chiamate il provider: ma il sito è lento, pagina errore 500 ogni 2x3, e magari non gli state neanche spiegando che è in un momento di successo, e quindi il provider si trova: ma sì, ok, fino a ieri funzionava, cosa hai fatto di diverso? E diciamoglielo che stiamo facendo una campagna da 10.000 euro che sta portando 100.000 utenti, magari 100.000 utenti sul sito in quel momento. Però abbiamo comunque fallito in entrambi i casi, perché il sito comunque ha un problema. Che cosa ci viene proposto di solito? Ci viene proposto di passare da un hosting a un server dedicato piuttosto che un server virtuale. E posso assicurarvi, per esperienza, io personalmente negli anni ho installato con le mie mani fino a qualcosa come 500 server nella mia carriera. Poi ho smesso perché non è la cosa giusta da proporre a un cliente che ha un sito e-commerce
che ha bisogno di sicurezza, di stabilità, di ridondanza e di scalabilità soprattutto. Perché? Adesso vado un po' a braccio. Fondamentalmente un server dedicato, un server virtuale che sia, non ha la ridondanza adatta, è una singola macchina, una singola istanza. Quindi se il ferro si guasta, il sito va giù. Se il software all'interno dell'istanza, il web server, il database server si schiantano, il sito va giù. Innovazione inesistente. Cioè il server ce lo danno così com'è e tanti saluti, nel senso tool aggiuntivi per misurazione, come stiamo facendo noi, non ci sono sui server dedicati, no? Quindi dobbiamo inventarci noi l'innovazione. Invecchiamento hardware e software. Prima o poi, diciamo, ogni 3-4 anni una migrazione dovremo affrontarla. E sapete che migrare un e-commerce è comunque sempre faticoso, c'è sempre più qualcosa che non funziona e cambiano gli IP e il sistema di pagamento, devo reinterfacciarlo e devo dare un down, no? Una finestra di manutenzione, devo lavorare di notte, mia moglie poi non è contenta, o mio marito, insomma, no? Servizi gestiti. Il server dedicato me lo devo gestire. O lo faccio io, o pago un sistemista per farlo, o pago il provider per farlo, i famosi sistemi gestiti, managed. Ma per quanto pago il provider, tendenzialmente una media circa 100-150 euro al mese, solo la gestione di un server, e quanto costa un'ora di un tecnico, un sistemista specializzato? Quindi quante ore al mese potrà mai dedicare il provider al mio povero server? Ve lo dico io, perché l'ho fatto per tanti anni, poche, il meno possibile. Di sicuro non si metterà lì in modo proattivo ad anticipare i problemi, non lo farà, perché non può permetterselo. Abbiamo implementato due soluzioni diverse. Una è non proporre server dedicati, ma rimanere sui profili di hosting, semplicemente avere più profili per scalare in base alle sessioni, alle visite mensili che ha il mio e-commerce. Quindi partiamo da 10.000 sessioni al mese fino a 1 milione. Ma non dico 1 milione tanto per dire, abbiamo dei prestashop che fanno anche 1,5 milioni di sessioni. Ovviamente c'è il profilo adatto, non costerà 100 euro all'anno, non ne costerà neanche 1000, quelli da 1,5 milioni costano anche 20-25 mila euro all'anno. Ma stiamo parlando di 1,5 milioni di sessioni e quindi milioni di euro di fatturato. Il secondo invece è questo, è Scale. Scale lo abbiamo rilasciato oggi fondamentalmente e quindi sarà utilizzato per la prima volta durante il prossimo Black Friday al 23 novembre. E Scale è fatto proprio per i siti e-commerce piccoli, anche per i piccoli. È un processo che analizza continuamente il traffico e le visite verso i vostri siti e-commerce e non appena rileva degli aumenti importanti avvisa un nostro operatore, quindi un umano, non c'è niente di automatico, niente di intelligenza artificiale, no? Un umano, che è la cosa migliore in questi casi qui, che verifica tramite una dashboard tutti i parametri vitali del vostro sito web e va ad aumentarne le risorse senza costi aggiuntivi, perché in quel momento il cliente non l'aveva previsto, non lo sapeva, però noi gli garantiamo il successo in quel momento. Finito il marasma, finito il picco, inviamo poi un report al cliente con quello che è accaduto, con la dimostrazione del successo che gli abbiamo garantito ed eventualmente gli consigliamo se ha senso un upgrade di profilo oppure no. È un servizio anche questo incluso, non mi piace dire gratuito perché è incluso in tutti i nostri profili di hosting dedicati a PrestaShop. Potrei andare avanti ore a parlare di questi argomenti. In realtà lo faccio. Se vi iscrivete al nostro canale YouTube, in realtà è più facile se andate su YouTube e cercate Host It, ogni settimana pubblichiamo un video che parla di web performance, security, PrestaShop, CMS, insomma, argomenti che vi possono interessare. Mi farebbe piacere anche rimanere in contatto con voi tramite LinkedIn, potete assolutamente cercarmi e chiedermi il collegamento.
e perché no, possiamo approfondire vari argomenti. Grazie a tutti e buona giornata. Siamo arrivati al termine di questa puntata un po' particolare, diversa dal solito. Vi invito ad iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella per essere avvisati di quando pubblicheremo un nuovo contenuto. Grazie e al prossimo video.